pensiamo di non dare valore alla vita perché non è come noi vorremmo, perché vorremmo comunque indirizzare la vita secondo la nostra volontà, dimenticando che comunque la componente umana esistenziale fa parte di una totalità, di una globalità, anche se non ne abbiamo la percezione. Quindi dare valore a opere, contenuti, all'interpretazione e alla lettura che l'autore, lo scrittore dà, può contribuire a cambiare la mentalità, a creare un'esperienza attraverso la lettura che talvolta può cambiare alcune direzioni che noi diamo, soprattutto se siamo attraversati dalle delusioni, in qualche modo dall'interruzione di quella che è la possibilità positiva. Molte volte la negatività e il dolore non sono necessari, ma delle volte li devi affrontare tuo malgrado. Quindi dare valore al significato ultimo dell'esistenza, che comunque è complessiva, può contribuire a migliorare la relazione tra le persone, soprattutto in un momento in cui la violenza, la sopraffazione, e se vogliamo abbiamo ripristinato addirittura la guerra, che sembrava qualcosa di assolutamente derubricato, soprattutto nell'Occidente, ci deve far pensare veramente se siamo consapevoli di che cos'è l'esistenza.